Presidente, sì, beh, intanto volevo fare una precisazione. La nostra risoluzione non si occupa di minori, la nostra risoluzione si occupa del tema dell'immigrazione, così come voi l'avete posto. Poi abbiamo fatto degli emendamenti a quell'abbinamento che effettivamente anche per noi è un po' forzato, però ormai c'è e quindi... Perché abbiamo fatto una risoluzione anche noi? Perché diciamo che ci sono delle differenze di vedute importanti e sicuramente siamo anche noi consapevoli che il fenomeno è importante e imponente. Siamo consapevoli anche noi che da quando governa Renzi gli sbarchi sono triplicati. Vogliamo dare la colpa a lui? No. Mamma mia, fatemi finire. Vogliamo dare la colpa a lui? No, perché la colpa non è sua, ma certamente... Ci sono delle politiche sbagliate e insufficienti, che invece sono fatte da questo governo, che non aiutano a risolvere il problema. Il problema è un problema mondiale di migrazione legato a tanti fattori. Però le politiche che dobbiamo adottare devono essere politiche che funzionano e fatte bene. E noi non vogliamo essere demagogici, ma neanche buonisti. Allora, secondo noi bisogna agire su più linee, perché il fenomeno è complesso. Quindi si parla del soccorso, della prima accoglienza, del problema dell'identificazione, del problema del riparto fra i paesi dell'Unione Europea. Bene, noi anche a livello parlamentare abbiamo già fatto diverse proposte. Intanto istituire un sistema e un testo unico europeo in materia di asilo, perché a livello europeo la concessione dell'asilo è gestita in maniera diversa e non uniforme e ci troviamo noi come Italia soprattutto a essere in prima linea rispetto ad altri paesi, dopo che anche quell'accordo fatto con la Turchia, anche questo siglato da Renzi, ha chiuso la rotta balcanica e perché a qualche paese, tipo la Germania, dava particolarmente fastidio e si è riversato ancora tutto su di noi. L'altro problema, che diciamo da sempre, e finalmente mi sembra che qualcuno ci stia seguendo, è quello di superare il regolamento di Dublino così com'è, perché il riconoscimento solo nel paese di approdo è quello che ad oggi ci sta mettendo soprattutto in difficoltà. L'altro aspetto è quello di concordare col paese di provenienza e transito un piano comune di gestione, anche per prevenire la criminalità organizzata, quella che gestisce il traffico degli esseri umani. E l'altro aspetto che abbiamo proposto è quello di aprire dei centri di prima accoglienza, sotto l'egida dell'ONU, sotto l'egida di qualcun altro, che faccia l'accoglienza e apra dei canali umanitari nei territori nei quali effettivamente nascono i problemi. Infine, l'altro aspetto che va affrontato è quella della gestione in Italia. Uno degli aspetti che sta mettendo in crisi il sistema è quella della lentezza del riconoscimento dello stato d'asilo, dello stato di immigrato, del riconoscimento d'asilo. Perché? Perché chi fa questo riconoscimento non è sufficientemente formato, noi quindi proponiamo di fare una formazione, due, perché non bastano le persone che lo fanno e quindi anche questa è un'occasione di lavoro, noi chiediamo che vengano aumentati quelli che fanno queste procedure, rimettendo in circolo laureati e diplomati che lavorano in questo settore. Infine, anche qui l'aspetto delle grandi gestioni e delle grandi cooperative va superato, i comuni vanno aiutati facendo micro accoglienze, quindi distribuendo sul territorio questi immigrati che quelli che ne hanno diritto, distribuendoli in micro accoglienze e utilizzando i fondi dello SPRAR anche riversandolo in micro progetti verso le famiglie, ma utilizzando i fondi dello SPRAR non dandoli in mano alle cooperative. Infine l'altro aspetto, e anche qui è un aspetto di politica estera sul quale il nostro governo non sta agendo, è quello della pacificazione. Non possiamo continuare ad andare contro l'articolo 11 della nostra Costituzione e non intervenire in zone di guerra non prevenendo, vendendo armi alle nazioni che bombardano e non promuovendo azioni di pace. Quindi anche questo è un altro aspetto che va affrontato e la politica nazionale su questo è latente. Grazie.